il comparto del turismo è assolutamente fermo, tutto il comparto del piccolo commercio no food è fermo e la cosa più preoccupante è che alla ripartenza, al di là di tutte le, come dire, le regole che ci saranno e quindi come bisognerà adeguare l'attività, sicuramente saranno quelle che faranno più fatica. Una su tre delle piccole e medie imprese di commercio e turismo rischia la chiusura a causa di questo lungo lockdown e un ulteriore 35% potrebbe abbassare la saracinesca se la quarantena dovesse essere ancora prolungata. E l'allarme lanciato da Confesercenti, secondo cui il lockdown costerà in Italia oltre 30 miliardi di fatturato. E questo anche a causa della disparità della concorrenza. L'emergenza infatti non colpisce tutte le aziende allo stesso modo e mentre i negozi chiudono, vola il commercio online. I grandi portali internazionali del web sono riusciti, ma d'altronde questo è evidenziato un po' da tutti, a raddoppiare se non di più i loro fatturati, ovviamente a discapito di un mercato come dire, locale che andava assolutamente tutelato. I decreti cura Italia e liquidità da soli non bastano a salvare l'economia. Confesercenti chiede ulteriori misure per far fronte alle spese. Da tenere presente che al di là dei costi del personale e al di là del rinvio delle imposte e delle tasse, ci sono tutta una serie di costi fissi che le aziende devono comunque sostenere, a partire dagli affitti, a partire dalle utenze, ma soprattutto ci sono delle scadenze dovute a fornitori. Non possiamo appesantire oltremodo come dire, la condizione finanziaria delle nostre imprese. C'è bisogno anche di abbattere dei costi e rilanciare alcuni settori con delle politiche, come dire, di incentivazioni, delle politiche di espansione che in qualche modo proteggano, ecco, una parte della nostra economia. Insufficienti anche le mosse della regione. Occorre spendere bene le risorse e i fondi europei, l'appello di Confesercenti. Ci aspettavamo, come dire, dei decreti da parte della giunta regionale che in qualche modo dessero impulso immediato e complementare a quelli che erano i decreti nazionali per dare sollievo alle piccole imprese. Si è scelta una strada diversa, dal nostro punto di vista ancora insufficiente. L'appello che abbiamo fatto già da venerdì scorso al Presidente Marsilio è quello di riunire il tavolo generale, ma anche dei tavoli tematici per capire tutti quanti insieme come utilizzare queste risorse al meglio, perché qui non si tratta solo del quantitativo di risorse che viene messo in campo, si tratta di investirle al meglio.